Possiamo sedere. Fabio Giovanni. Io ringrazio ancora tutti i consiglieri comunali, capigruppo che sono intervenuti e i cittadini e le cittadine che sono intervenute. Noi abbiamo fatto una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dalla Sua Eccellenza il Prefetto, con la presenza di tutte le autorità qui convenute. In questa riunione sono state evidenziate le necessità di potenziare sia la sorveglianza e il pattugliamento, cosa che spetta alle forze di polizia, ma anche alle forze locali di polizia, ed è stata evidenziata la necessità di, da parte delle amministrazioni pubbliche, quindi anche dell'amministrazione di Lauria, di procedere ad un miglioramento della pubblica illuminazione, ad un'estensione della videosorveglianza e ad attivazione del controllo di vicinato, che è un principio, un metodo di coinvolgimento dei cittadini ampiamente usato in altre regioni, soprattutto del nord, e che noi cerchiamo adesso di sperimentare. Abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa, 10 comuni della zona, nel quale è previsto il controllo di vicinato, dopodiché porteremo in consiglio, credo, il regolamento attuativo per decidere insieme con quali modalità, sulla base del vademecum che ci ha fornito Sua Eccellenza il Prefetto, sollecitare e coinvolgere cittadini nelle frazioni, nelle contrade e nei quartieri di Lauria perché collaborino con le forze di sicurezza e di polizia locale. In questo modo, attraverso questa varia batteria di interventi, nessuno si illude che il fenomeno sarà estirpato, perché solo un ingenuo, un fesso potrebbe pensare una cosa del genere. Però io penso che facendo questo, le cose che ho detto prima, che poi Sua Eccellenza il Prefetto vorrà ribadire e estendere anche rispondendo alle vostre domande, io penso che daremo un contributo alla riduzione ulteriore di questo fenomeno. Detto questo, io mi taccio, chiedo innanzitutto ai consiglieri comunali che se vogliono intervenire, e poi dopo i consiglieri comunali i cittadini, le cittadine che vorranno fare delle domande, fare delle proposte, fare delle osservazioni, noi siamo qui, il Prefetto è a disposizione. Dottoressa Gagliani. Grazie, saluto tutte le autorità presenti, Sua Eccellenza il Prefetto e le autorità militari e i cittadini che gentilmente oggi sono qui con noi. Io come consigliera, insieme a consiglieri dell'opposizione, abbiamo sollecitato questo incontro proprio perché siamo fermamente convinti che la vicinanza delle istituzioni tutte sia il primo elemento di conforto psicologico per la popolazione. Non le sfugge, Prefetto, che quest'area della Basilicata tutto sommato è stata percepita, almeno da noi abitanti di questi luoghi, come un'oasi felice, nel senso che i fenomeni malavitosi, i fenomeni di degrado sociale ci hanno sfiorato, come ha detto il sindaco, ciclicamente, però tutto sommato abbiamo aree addirittura del nostro paese dove ancora si può stare con la chiave alla porta, dove non si deve più, non si può. Lo so, io capisco che non si può più,
e cito questa dinamica paesana proprio per dire che noi veniamo da questo modus vivendi e dobbiamo fare nostro una nuova consapevolezza, che il pericolo può essere ogni giorno una, come dire, un insulto alla tranquillità della nostra vita. Non è un habitus che a noi va comodo, perché appunto abbiamo vissuto sempre così, ma dobbiamo riequilibrare, riscrivere la nostra quotidianità anche all'insegna di queste turbolenze, che possono sfiorarci quest'anno, magari poi per altri 6 mesi non si vedrà più nulla, oppure con la povertà crescente potrebbero diventare fenomeni costanti. Io sono certa, come tutti noi consiglieri, che l'azione incessante delle forze dell'ordine, unitamente a forza civica, civile dei rappresentanti di questo comitato, potrà fungere da deterrente. Questo, l'impatto che ha avuto questo protocollo firmato dai sindaci e da lei, dentro di me ha avuto questo significato. Cioè, io ho immaginato che questa costruzione possa diventare un deterrente nelle varie aree periferiche del nostro comune, parlo del mio comune, per chi in qualche modo voglia abusare di questa buona fede, di questa tranquillità della nostra popolazione. Io l'ho detto già e mi dispiace se mi ripeto, però per chi mi ha ascoltato nel consiglio aperto, io voglio sottolineare questo. Per noi l'impatto dei fenomeni malavitosi è amplificato proprio perché le condizioni, come dire, le dinamiche oscure che regolamentano i fenomeni malavitosi sono lontane di da Dio, dal nostro vivere quotidiano, e quindi forse maggiore dovrà essere il nostro impegno per riequilibrare il tutto, per vivere in una nuova ottica al fianco delle forze dell'ordine. Io, insieme al sindaco, mi unisco alle parole del sindaco nel ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto, nel ringraziare tutti voi, perché noi viviamo in un'area periferica della regione, il profondo sud della regione Basilicata, e molto spesso la lontananza da Potenza, intesa come centro del potere, del nevralgico, diciamo del centro nevralgico dove si prendono le decisioni, dove vive chi comanda, chi decide anche della nostra sicurezza, a volte ci penalizza. Invece questa polverizzazione, questa presenza sul territorio di tutte le forze dell'ordine ci conforta, dà un segnale di vicinanza, ci fa sperare bene e ci fa pensare soprattutto di essere parte di un tutto. Io ho amministrato in passato e so che il primo riferimento, e chiudo subito, il primo riferimento per un cittadino è il sindaco, sono gli assessori, sono i consiglieri, cioè l'istituzione. Anche se un sindaco, un assessore, un consigliere può fare ben poco per fermare questi fenomeni malavitosi, però a volte è psicologico il segnale che va dato di vicinanza forte. È come a dire: noi siamo al vostro fianco, noi che rappresentiamo il popolo siamo insieme a voi a combattere questa battaglia. Abbiamo ascoltato, come ha detto il sindaco, le parole di un medico che ha raccontato di dover prescrivere psicofarmaci alle persone che hanno subito i furti. Sapete meglio di me, perché siete addetti ai lavori, quanta parte alla violenza nella dinamica del post furto, del post diciamo di quello che succede in una famiglia, in una casa, dopo un evento del genere. Allora, dopo la pandemia, noi stiamo lentamente riprendendo a vivere sotto tutti gli aspetti,
non può essere la paura a gestire le nostre vite e a gestire la dinamica sociale, perché rischiamo di fare un passo indietro rispetto a quello che è stato appena compiuto nell'apertura nuova della società, della nuova voglia di viaggiare, di relazionarsi, di fare vita sociale. Non si può e non si deve restare in casa per paura di trovare brutte sorprese alla sera quando si viene. Quindi, ancora una volta, non mi voglio ripetere, ma è un invito corale a tutta la popolazione di fare squadra, vero, nel vero senso della parola, insieme alle forze dell'ordine. Questo io credo che sia l'unica strada per traversare questo momento, per bypassare questo momento di impasse della nostra società, di paura, di diffidenza, e permettere a ognuno di noi di riaprirsi alla vita, riaprirsi alle dinamiche sociali che sono proprie delle piccole comunità. Mi auguro che possiate tutti tornare nel nostro paese per una cosa magari più piacevole, per registrare che questo comitato che oggi si, questi comitati che si vanno a costruire, a costituire, abbiano portato i loro frutti e si torni a vivere in un clima di serenità. E quindi il mio è un augurio di potervi rivedere ancora nel nostro comune. Grazie a tutti voi. Grazie a te. Grazie dottoressa Gagliardi, il capogruppo reale. Io ho l'occasione per innanzitutto ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto, tutte le istituzioni, le forze dell'ordine, non solo per essere presenti qui stamattina, ma per il lavoro che quotidianamente svolgono per noi e per il nostro territorio. È stato dimostrato anche con i dati che Sua Eccellenza ha raccontato prima di questo incontro, della seconda fase dell'incontro. È evidente che il nostro gruppo consigliare, la collega Gagliardi, abbiamo chiesto in una prima fase un consiglio comunale aperto innanzitutto per mantenere alto il livello di attenzione su questo tema, perché come è stato riportato anche nei dati, soprattutto da settembre-ottobre ad oggi, nonostante oramai è salita l'attenzione per ognuno di noi, i casi sono sempre più frequenti, e nel Consiglio Comunale abbiamo ricordato appunto una serie di episodi. Ci sono state testimonianze di medici, la dottoressa Limonci che ha appunto testimoniato un problema, anche un'emergenza di carattere sanitario, e io ho visto anche, diciamo in modo riservato, alcuni video di persone che hanno subito questa violenza, e mi ha più di tutto sorpreso, come dire, la freddezza, la tranquillità di questi criminali nell'azione anche in un lasso di tempo molto breve. Insomma, sono immagini che rimangono indelebili e che vanno molto oltre da un bene materiale che ti si viene sottratto. Dunque, è vero, sempre in quel consiglio comunale noi abbiamo chiesto senza alcuna strumentalità, senza alcuna demagogia, che sia, ci sia la necessità di rafforzare, come diceva anche il Sua Eccellenza il Prefetto, gli impianti di videosorveglianza, lì dove è possibile rafforzare sia in termini economici che di pianta organica la Polizia Municipale, che poi diventa il filtro tra le istituzioni, le forze dell'ordine e la comunità e le altre istituzioni. Altro elemento fondamentale è quello del protocollo che è stato sottoscritto stamattina. Io penso che sulla base di questo protocollo ognuno di noi deve essere e sentirsi protagonista per arginare il più possibile. Grazie. Grazie a lei.
Grazie con il capogruppo Reale, capogruppo Rossino. Grazie Sindaco, io ci tenevo senza ripetermi e dilungarmi, voglio dire, rispetto a quello che hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduto, di ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto per essere qui oggi e per aver voluto, voglio dire, portare in base, diciamo, in un'area periferica, ma questo l'avete fatto anche in altre aree, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Perché materialmente ci sono delle iniziative che devono essere fatte, e queste, voglio dire, insieme ai vertici delle forze provinciali, delle forze dell'ordine, che saluto, viene fatto, voglio dire, c'è il controllo sul territorio, anche se io vesto una divisa e quindi mi trovo a vivere da un lato la funzione di consigliere comunale, poi vivo quello da cittadino comune, vivo quello da militare che durante il proprio lavoro poi fa fare servizio. È impossibile, lo dicevo già nel consiglio comunale aperto che abbiamo fatto, se noi immaginiamo che con le pattuglie possiamo controllare tutti gli accessi nei vari comuni, se immaginiamo che con gli impianti di videosorveglianza noi possiamo monitorare ogni angolo di ogni paese, è una chimera questo, però tutto questo deve avere l'obiettivo di dissuadere quelle che sono le attività che vengono poste in essere. E aver convocato, voglio dire, il comitato qui oggi, si farà anche in altri territori, immagino, quello di discuterne, quello di invitare i cittadini, quello di fare un consiglio comunale aperto, significa anche stare vicino ai cittadini. I cittadini hanno bisogno di avere, voglio dire, sapere che c'è qualcuno vicino che si occupa, per quello che è possibile, che si occupa di questa problematica. Non è solamente quello che si viene portato via, lo dicevano i colleghi, dal punto di vista materiale, forse quello è il meno, è quello che significa in termini, voglio dire, soprattutto psicologici, il fatto di vedere delle persone a casa. Allora, questo è un problema che diventa difficile debellare. L'obiettivo è quello di abbassare sensibilmente i numeri, di abbassare sensibilmente questi dati, e tutta questa iniziativa che viene posta in essere, credo che debba andare, vada in questa direzione. I cittadini che sono qui presenti oggi, il messaggio da dare è che tutti insieme, chi riveste, voglio dire, delle cariche elettive, voglio dire, delle forze dell'ordine, Sua Eccellenza, cioè tutto quanto lo Stato, diciamo in senso ampio, c'è ed è dalla parte dei cittadini e cerca di azzerare o quantomeno di portare verso il basso questo fenomeno che porta delle conseguenze devastanti in ognuno di noi. Io vi ringrazio ancora, non mi dilungo e spero davvero, come diceva la collega Gagliardi, che da qui a qualche, nei prossimi mesi, in un prossimo futuro, ecco, si possa ragionare con dati che sono più confortanti, quindi una serenità riacquistata da parte dei cittadini. Grazie. Grazie capogruppo Rossino, capogruppo Poccia. Grazie Sindaco. No, io non mi ripeterò quello che ha fatto il Consiglio nel ripetere lo stesso intervento, ma chiaramente ringrazio, e quello mi permetto di ripeterlo, il Sua Eccellenza il Prefetto, non solo della presenza e dell'aver convocato qui alla Odia il Comitato Provinciale sulla Sicurezza, ma soprattutto per averci importato uno strumento che può essere veramente significativo per il nostro territorio, un territorio difficile da controllare. Mi permisi di ricordare la ciclicità in quel consiglio di questi eventi criminosi, avendoli subiti personalmente nel 2015 con la mia famiglia. Insomma, quindi sono eventi ciclici che però con strumenti come può essere appunto il controllo originato, un maggiore coinvolgimento anche della parte
civile della popolazione possa aiutare a contrastare questi fenomeni e soprattutto la ciclicità. Quindi non ripeto tutto l'intervento, ma voglio ancora ringraziare la sua insomma la sua partecipazione qui all'Auria e sentire soprattutto se ci sono dei cittadini che vogliono come dire darci ulteriori proposte. Grazie. Grazie capogruppo Boccia e capogruppo La Panca. Anch'io giustamente mi associo ai colleghi ringraziando Sua Eccellenza il Prefetto per la presenza qui all'Auria e le forze dell'ordine. In questo aggiungo, dopo 2 anni di pandemia, il Covid in definitiva ci ha cambiato un po' anche la vita, perché come dire, ci ha chiusi sotto un aspetto sia fisico che mentale che anche razionale, cioè nel senso che ci ha abituati a non essere più aperti come eravamo aperti 2 anni fa, secondo me. Questo che voglio dire con questa cosa? Io credo che questo oggi ci possa aiutare la tecnologia. Cioè io porto l'esempio di più di una settimana fa, cioè per noi che facciamo politica è sempre difficile, in modo particolare nel territorio di Lauria, stare a contatto con tutti i cittadini, cioè dare le notizie di quello che succede nel comune eccetera, e io ho creato un gruppo di WhatsApp, cioè questo gruppo dove io metto tutte le notizie di quello che succede al comune è stato utilissimo, perché non più di una settimana fa col comandante nostro dei vigili dei giovani si erano recati sul territorio per cambiare tramite la Telecom per fare la mappatura dei nuovi numeri civici. È scattato un allarme terrificante, perché appena sono arrivati questi giovani, anche col tesserino, cioè i cittadini ormai oggi possono portare tutti i tesserini che vogliono, perché nessuno più prende in considerazione queste cose. Quindi tramite il gruppo di WhatsApp, cioè hanno arrivato questa notizia, immediatamente abbiamo chiamato il comandante dei vigili, per fortuna questi giovani intelligentemente una settimana prima si erano come dire, presentati al comune facendo riconoscere il fatto che erano sul territorio, e così l'allarme è venuto a mancare. Perché dico questo? Dico questo perché credo che sia importantissimo quello che è stato firmato oggi, perché alla fine è proprio questo il succo, cioè un controllo del territorio sia a livello cioè delle riunioni con i cittadini eccetera, ma è molto importante è venirci incontro alla tecnologia, cioè WhatsApp, a parte comunicare velocemente, c'è anche un altro mezzo che è importante, cioè si può inviare sia alle forze dell'ordine che a chi diciamo è preposto a questo controllo anche la posizione di dove si trova il cittadino o la posizione in quel momento di dove uno ha visto una cosa che è anomala, insomma. Quindi io credo che sia importantissimo, credo che questo sarà utile. Sì, finiranno i furti? No, io credo che questo non finiranno i furti sul nostro territorio, bisogna essere coscienti che questo non è, però credo che sia uno dei tanti rimedi messi in campo che possono giustamente allentare questa problematica. Anch'io mi associo agli altri che per il futuro mi auguro che verrete qui per venire a vedere il nostro paese sotto l'aspetto della montagna e di altre cose e non per questo problema. Grazie. Grazie. Chiedo se ci sono consiglieri comunali o assessori che vogliono intervenire e se ci sono cittadini ovviamente fare domande, fare delle considerazioni. Prego. Eccellenza, il messaggio che ha portato a Lauria i 10 comuni che ha visto riuniti qua è molto forte, ci lascia sperare veramente, pur capendo che non si può debellare un fenomeno così grave che c'è a Canaglia. La mia categoria degli anziani, gli ultra ottantenni, sono quelli più indifesi, più fragili, e di questo si sentono più sicuri. E io mi auguro che il protocollo d'intesa per il controllo del vicinato si possa realizzare il più presto possibile per darci maggiore tranquillità.
Grazie a voi e a tutti gli altri. Ho due domande. Pensavo che si vedessero stessi. A beneficio di quelli che come me sono entrati nella seconda fase, due parole se si può dire, come possono funzionare, come funzioneranno questi comitati? La prima domanda. La seconda domanda è quasi una curiosità. Credo che qualche lato sarà stato preso all'Aurio in altre parti. C'è un meccanismo, c'è una modalità, sono assoldati da un caporale, cioè, qual è il modus di funzionamento di questo? Perché mi pare che le azioni sono sovrapponibili, sono tutte simili, tutte uguali, ci sarà una modalità, mi piacerebbe capire. Grazie. Allora, io parlo come condizione psicologica rispetto a questo problema. Io abito in un quartiere dove le case sono state visitate quasi tutti, ancora da noi non sono venute poco fa, quando siamo partiti da casa, dice magari cosa faccio che siamo qui e siamo, spero di no. Il problema dei furti all'Auria si aggiunge ad altri mille altri problemi. Noi molto spesso siamo fuori perché abbiamo i figli fuori, come tantissimi di Auria. Intanto abbiamo dovuto potenziare i sistemi d'allarme, le telecamere, le luci, le cose, perché l'altra notte eravamo a Bressanone da mio figlio e è arrivata la telefonata che era partita l'allarme per magari un motivo adesso. Allora, dopo un periodo di Covid, giustamente come diceva l'amica Bruna, e dopo un periodo così difficile, noi adesso viviamo in una condizione continua di tensione, cioè noi se siamo a casa io ho una paura, siamo due persone più o meno grandi, non dico anzianissimi, però, e spero che non vengano quando ci siamo, perché è pericoloso per la nostra incolumità fisica. Siamo fuori e spero che non vengano perché rovinano tutto, perché poi ormai siamo pure consapevoli, abbiamo tolto tutto dalle case, eccetera. Allora io dico, va benissimo, grazie per questa cosa, perché intanto ci sentiamo tutelati e protetti e diciamo avete preso in considerazione questo problema, che non è solo della cosa materiale, è proprio un fatto psicologico che ci sta limitando ancora una volta al pari quasi del Covid. Cioè, noi annulliamo i viaggi per i figli per questo motivo. Primo. Secondo, il comitato di quartiere, il gruppo WhatsApp, va benissimo che ci sia una rete fra di noi, è bellissimo che abbiamo visto la rete fra i sindaci, con il territorio e tutto, però è anche vero che ti mette la nevrosi, ragazzi. Cioè io non posso pensare che viene quello dell'Enel a leggere il contatore ogni volta a pensare che sia un ladro. Allora bisogna anche in questo caso, diciamo, avere delle regole, delle cose. E soprattutto grazie alle forze dell'ordine, se ci danno, io vedo passare sotto casa nostra tante macchine che fanno avanti e indietro, insomma. Anche perché noi abitiamo in una zona dove le vie di fuga sono facili, perché sopra abbiamo una campagna. Quindi là si nascondono, cioè tu sei a casa e quello sono dietro il muretto, dietro casa, insomma. E allora tenete conto anche di questa situazione, cioè del nostro... Poi speriamo che diminuiscono, però anche un solo caso in un mese ci fa continuare a stare in questa condizione psicologica. Quindi non abbassiamo la guardia se adesso sono 10 giorni che non succede niente, perché questo aspettano. Comunque grazie. Grazie. Allora, se non ci sono altre richieste, volevo solo chiedere una cosa, per quanto riguarda le telecamere. Se ne vedono parecchie appese, ma non funzionano, non sappiamo noi, e se ne metteranno altre in avvenire, perché sarà magari un motivo. Alcune le abbiamo, alcune che non funzionavano le abbiamo messe in funzione da qualche settimana, qualche mese, e poi abbiamo presentato un progetto che il prefetto ha esaminato insieme ad altri al Ministero degli Interni, che ogni anno fa un bando per finanziare sistemi di videocamere.
questo progetto fatto dalla città di Pavia consentirebbe di coprire un territorio molto vasto, soprattutto tutte le aree di fuga, perché come è stato ricordato Lauria è una città che ha molte vie di fuga. Ci auguriamo che di rientrare tra i comuni finanziati dal Ministero degli Interni. Adesso i criteri sono un po' modificati rispetto all'anno scorso e quindi abbiamo una speranza in più. Se non dovessimo essere finanziati, poi dobbiamo fare una riflessione per capire dove prendere queste risorse finanziarie, anche rivolgersi alla regione o verificare se è possibile fare attingimento ad un mutuo, insomma vedremo, però prima di tutto vogliamo aspettare l'esito del progetto al Ministero dell'Interno. Grazie. Prego, prefetto. Io ho preso un po' di appunti, ovviamente cerco di dare una risposta ci sono una serie di interventi che hanno evidentemente dei tratti in comune e quindi posso prossimamente confermare e rassicurare che le attenzioni che lo Stato, intendendo per Stato il sistema delle forze di polizia, Polizia di Stato, la Carabinieri e Guardia di Finanza, continuerà ad esserci sempre, se possibile, anche rafforzando ulteriormente i controlli e le attenzioni. Però, come qualcuno di voi, in particolare qualcuno dei capigruppo, ha evidenziato, il concetto di Stato è da intendersi allargato anche e soprattutto dopo la riforma del titolo V della Costituzione, insieme con le nostre forze di polizia, l'impegno deve essere un impegno che vedere sempre presenti anche gli amministratori locali. E devo dire che io registro su questo una grandissima sensibilità, adesso stiamo parlando di Lauria in modo particolare, quindi una sensibilità da parte di questa amministrazione. Per cui confido davvero che in primis quelle progettualità che sono state candidate al Ministero dell'Interno possano andare a buon fine. Però confido altrettanto che ove pure non dovesse essere, ovviamente, perché ripeto, il bando è un bando nazionale, quindi ci saranno tantissimi concorrenti che vorranno attingere a quella coperta, sono 36 milioni, però sono migliaia di comuni che si sono mossi in questa direzione. Confido che, ove per ipotesi non dovesse andare a buon fine, lo dicevo prima e lo ripeto ancora una volta, l'amministrazione locale ritenga di finanziare comunque iniziative progettuali che vanno in questa direzione. Quella della videosorveglianza è uno degli strumenti, poi ce ne sono altri, sicuramente il potenziamento del corpo della polizia locale. Adesso non ricordo con una precisione quante sono le unità qui su Lauria, ma essendo sicuramente questo uno dei comuni in assoluto della provincia con una densità, una residenzialità, la densità demografica magari è bassa, ma con una residenzialità, 11.000 i cittadini laurioni, e distribuire un territorio così esteso, la valutazione da farsi in questo caso è proprio quella che deve tener conto del criterio della densità demografica, cioè 11.000 su un territorio di, dicevo prima, 176 km quadrati significa che le modalità di presidio insomma sono moltiplicate. Poi insomma le vie di fuga, di accesso, di fuga sono quelle, sono tante, quindi investimento sulla videosorveglianza, investimento sulle polizie locali, garanzia dell'impegno da parte delle forze di polizia. Prima vi ho detto
e lo ripeto anche adesso, non so se qualcuno si è aggiunto successivamente, che nel 2022 rispetto al 2019, anno pre-Covid, i numeri dei controlli, soprattutto nelle fasce serali notturne, da parte delle pattuglie della, in particolare, arma dei carabinieri, si sono aumentati di oltre il 50%. Adesso non riprendo i numeri che avevo ripreso e indicato prima. Come funziona, veniva chiesto da qualcuno l'esperienza del controllo di vicinato. Allora, il controllo di vicinato sono uno strumento che, senza voler essere risolutivo o risolutivo di tutti i problemi, nasce proprio per un'esigenza, quella di far sentire meno periferia le periferie rispetto al centro. Già parlava prima di, diciamo, sensazione di periferia, lo diceva proprio la consigliera Gagliardi, tutti quanti siamo periferia. Quindi Lauria può sentire o può sentirsi periferica rispetto al capoluogo, vi garantisco che il capoluogo è, diciamo, periferico rispetto a, a logiche di politica nazionale, indubbiamente. E quindi lo sforzo che cerchiamo di fare è proprio quello di ovviamente avvicinare di più anche ai centri decisionali il territorio, e quello appunto dei comitati itineranti è una modalità, ma a sua volta il centro cittadino, ogni centro cittadino, va bene? E quindi ogni centro decisionale all'interno di una comunità deve fare in modo di non far sentire periferia la propria comunità, cioè deve fare in modo di sviluppare sicuramente un senso di maggiore coesione sociale rispetto alle aree più marginali. Le aree più marginali si accompagnano in genere al fenomeno appunto di degrado e di disagio sociale, e quindi questo è il motivo per il quale evidentemente lo strumento del protocollo sul controllo del vicinato è uno strumento che viene utilizzato principalmente dove? In quei contesti nei quali si presenta molto sviluppato il fenomeno della perifericità, cioè dove ci sono più frazioni, dove ci sono più contrade distribuite su enormi territori. Va bene? Certo, non si fa, non viene utilizzato, oppure se viene formalizzato ha meno efficacia, meno incisività, dove un, diciamo, una comunità, una città è tutta quanta in un centro storico raccolta. Qui invece ci sono tutte le condizioni migliori perché possa essere utile, perché, ripeto ancora, a costo di essere noioso, gli 11.000 residenti e passa residenti della città di Lauria non sono tutti qua al centro storico, ma sono distribuiti su oltre 100 contrade su 176 km quadrati, magari non saranno tutti 176 km quadrati, ma in buona parte di questo territorio. E quindi c'è molta periferia, va bene, in senso geografico, bisogna fare in modo che quella periferia geografica non diventi anche una periferia percepita, va bene, dal punto di vista sociale. Cioè che i cittadini che vivono, la comunità che vive in periferia, non la avverta più di tanto questa sensazione di distanza. Lo strumento del controllo di vicinato ha un po' questo obiettivo, va bene? Quindi è chiaro che se io dovessi dare un suggerimento è sicuramente quello di coinvolgere in prima battuta le aree che sono più marginali, privilegiare quelle, cioè fare una selezione, magari può essere spiacevole utilizzare queste aree, ma è chiaro che se devo fare percorso di coinvolgimento, insomma, eviterei di coinvolgere, perché altrimenti poi rischiamo di lavorare veramente tantissimo e di non raggiungere risultati concreti. Eviterei di coinvolgere zone del centro storico, quelle immediatamente vicine al centro storico, ma andrei a fare assemblee sul territorio, come
era un po' nell'esperienza che richiamò prima, fatta in altri contesti provinciali, assemblee, diciamo, con appunto i cittadini che vivono proprio nelle zone che si sentono più, diciamo, marginali, si sentono a volte più trascurate. Va bene? E allora in quel caso ci sarà pure qualcuno animato da buona volontà che vuole assumersi il compito di fare da capofila, appunto il cosiddetto coordinatore? Ovviamente deve essere una persona che, oltre ad avere tanta buona volontà, poi deve avere un minimo di sensibilità e sarà accompagnata da un percorso di formazione, ma questo è un tema sul quale si assume l'impegno, lo dice il protocollo, il prefetto, con le sue forze di polizia, di formarle adeguatamente. Il sindaco deve ovviamente selezionare, ripeto, i coordinatori che hanno i requisiti anche morali da questo punto di vista, su cui appunto poi la questura e il comando fa le sue verifiche, i suoi accertamenti. E funziona in questo modo, molto, diciamo, semplicemente. Le comunità più lontane si organizzano selezionando un coordinatore, il coordinatore viene formato e si lavorano soltanto dando suggerimenti. Io mi permetterei di dire che si può fare un salto in più, visto che un tema che viene evidenziato poi è proprio questa condizione di diffusa sensazione di scoramento, di paura, anche facendosi accompagnare magari da appunto figure di psicologi che possono in qualche modo rendersi utile a questa causa. È evidente che i furti, i delitti predatori, non solo i furti, i delitti predatori in genere, va bene, hanno questa caratteristica, cioè sono quelli che diciamo hanno una maggiore pervasività sul piano proprio della sfera personale e quindi incidono sul piano psicologico. Mi riferisco non solo ai furti, anche alle truffe, agli anziani. È un tema che non è stato evidenziato qui oggi, però vi posso garantire che quanto possa stare male sul piano psicologico un anziano che è stato truffato magari anche di una cifra che rappresenta la fortuna accumulata, messa, come dire, da parte per tutta una vita, è un dolore che appunto non può essere misurato. Anche su quel versante è importante, ovviamente, e noi lo facciamo, le nostre forze di polizia fanno tanto in questo senso. So che ci sono campagne che vengono organizzate periodicamente proprio per, come dire, dare suggerimenti, indicazioni utili per preparare un po' le comunità. È un po' lo spirito che sta dietro anche la organizzazione appunto dei gruppi, dei controlli di vicinato. Veniva detto, ma noi avremmo piacere di raccogliere quei risultati. Beh, guardate, allora io vi dico che a me non piace sottoscrivere documenti per i quali mi assumo un impegno se non ho, come dire, non certezza del fatto di realizzare i risultati, ma almeno certezza della responsabilità che mi assumo, nel senso che tra le cose che vengono dette nel documento è che poi anche in sede di comitato, che non vuol dire necessariamente, ripeto, un comitato ripetuto qui a Lauria, perché le attenzioni vanno a Lauria e periferia, qualcuno diceva, rispetto a Potenza, ma è centro magari rispetto a al comune di Carbone, che si sentiva un pochettino, diciamo, trascurato per certi versi. Certo, non c'ha gli stessi temi, gli stessi problemi, le stesse criticità, le stesse criticità, ma la mia intenzione, la mia volontà è quella proprio di andare in una funzione di prossimità, il più vicino possibile alle comunità, per parlare di questi temi e parlare pure dei risultati che realizziamo. Il controllo, il protocollo dice esattamente questo. Dal momento che una, poi ovviamente ogni sindaco, ogni amministrazione, come diceva il sindaco, lo discuterà, lo dibatterà, magari nell'assise consigliare, perché tutti quanti ne abbiano contezza e connessione. Io mi auguro che su questi temi, lo dico in questo momento da prefetto, almeno su alcuni temi, almeno su questi temi,
non si verifica, non è il caso di Lauria, mi pare di capire, tutti quanti avete fatto delle dichiarazioni che vanno nella stessa direzione, non si determinino spaccature più o meno strumentali, come molto spesso capita di registrare quando mi arrivano sul tavolo esposti da parte di consiglieri di opposizione rispetto a, diciamo, altre tematiche, ad altri argomenti. Ma dal momento che registro su questo una convergenza di vedute, bene, si porta il documento in consiglio comunale e si va avanti facendo, l'avete usato quasi tutti, facendo squadra. Quindi i risultati noi li verremo a verificare qui o da altre parti, in altri comuni che devono essere altrettanto, diciamo così, al centro dell'attenzione del prefetto, perché il protocollo ha un periodo temporale di durata di efficacia, ma come viene detto a cadenza periodica si verifica lo stato di avanzamento. Per cui la prima cosa che io vi chiedo di fare agli amministratori intanto è quella di selezionare il coordinatore attraverso gli incontri che questo è un compito di ogni buon padre di famiglia, di ogni buon amministratore, di conoscere il proprio territorio, di individuare chi si assumerà questo incarico, che deve essere una persona ovviamente di equilibrio e di capacità di confronto e di dialogo, di segnalarci questi nomi che saranno appunto poi portati all'attenzione della questura e della, senso buono, non spaventiamo, della questura e dell'arma dei carabinieri. Dopodiché il prefetto, che è uno che picchia anche sodo, dirà alla questura, al comandante: io mi sono assunto l'impegno, io stato sono io prefetto, ma sono io questore, sono io comandante, adesso si mettono sotto le nostre strutture e si formano i coordinatori e quindi si parte. E io i risultati li voglio vedere anche con l'impegno delle amministrazioni locali, per cui voglio vedere presto, voglio venire a fare sopralluoghi, voglio vedere quali sono le aree che sono state individuate, dove sono state posizionate la cartellonistica, perché è chiaro, voglio dire, insomma, e poi tra qualche tempo i cittadini chiederanno conto anche al prefetto: abbiamo sottoscritto questo bel documento, ci siamo oggi, ci sentiamo più rincuoranti, però cominciamo a vedere un pochettino anche quali sono materialmente le cose che avete sottoscritto, come sono state realizzate. Quindi io non intendo, come dire, prendere sotto gamba nulla, e tutto quello che viene detto qui per la parte degli impegni che si assume la prefettura, va bene, e questi sono gli impegni: assicurare che i coordinatori siano adeguatamente formati dalle forze di polizia nel corso di periodici incontri tenuti dalle medesime forze di polizia inerenti tematiche dei limiti e delle modalità di svolgimento del progetto. C'è un vademecum che è allegato a questo protocollo e nel quale, lo dicevo prima, si dice chi deve fare cosa e come. E poi, a proposito della verifica, convocare apposite riunioni di comitato al fine di monitorare periodicamente lo stato di attuazione del progetto, anche allo scopo di valutare, se del caso, miglioramenti da apportare, modifiche da apportare. Ovviamente poi ci sono altre domande che entrano nello specifico degli, diciamo, dei temi investigativi, cioè a dire come mai, perché, con quale ciclicità. Prima io vi dirò molto generale, qua il tema è legato a un fenomeno Dio piacendo, almeno insomma non mi risulta diversamente, allo Stato, poi potrebbe essere smentito quando ci saranno gli esiti delle attività di indagine in corso, non mi risulta che ci sia un fenomeno sotto questo profilo, diciamo, di criminalità indigena, cioè di ladri del posto, però potrei anche essere smentito, perché appunto il fenomeno è piuttosto quello in una zona che è di cerniera tra due regioni, appunto di pendolarismo criminale. Cioè, signori, purtroppo, oltre a farci a rinforzare le nostre metodologie, si fanno furbi anche, ahimè, insomma, l'antistato. Noi siamo lo Stato
anche l'antistato si organizza, ma noi ci organizziamo meglio e più efficacemente dell'antistato. Quindi voi abbiate fiducia sempre nello Stato, segnalate allo Stato, segnalate agli uomini dello Stato, ai carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla polizia locale, segnalate, perché appunto denunciate quando, perché è anche importante, come dire, che non si registri questo segno di decadimento dei costumi che è rappresentato anche diciamo nella società di oggi, rappresentato anche dal fatto che con la sfiducia non si denunciano neanche più i comportamenti e i fatti illegittimi e illegali. Sulle modalità di svolgimento, beh, insomma, queste sono cose sulle quali ci sono attività di indagine in corso, me lo chiedeva qualcuno in particolare, dice come mai è possibile che questi sono organizzati, che sono dei diciamo professionisti, ahimè, per loro, perché insomma saranno comunque acciuffati, prima o poi saranno acciuffati, ci è capitato qualche volta anche di prenderli, come si dice, con le mani sul formaggio, e qualche altra volta no, però io su questo evidentemente non posso che ripetere quello che vi ho detto, abbiate fiducia e sicuramente su questo i risultati, anche quelli delle attività investigative di indagine, ci saranno. Io sono contento che si parta qui da Orio, meglio che diciamo si faccia anche qui su Orio e sugli altri comuni. Abbiamo cominciato qualche mese fa sul capoluogo, dove si stenta a partire, si deve partire adesso. L'ho detto più volte al sindaco, per questo, come l'ho detto al sindaco di Potenza, adesso lo dico al sindaco di Lauri, non sottoscriviamo soltanto i documenti. Adesso dobbiamo essere appunto conseguenziali, perché anche in altre parti del territorio, anche sul comune capoluogo, nelle contrade, magari l'abbiamo avuto modo di registrare, invece che, come dire, il fenomeno è più di carattere diciamo della percezione che della realtà dei numeri. Qua oggettivamente i numeri dell'ultimo bimestre evidenziano una crescita, va bene, e là invece è un fatto diciamo che può avere anche una diversa chiave di lettura, però va bene, non è il caso e non è questo il luogo e il contesto per evidenziare. Non di meno abbiamo sottoscritto i documenti anche sul capoluogo, per cui ho chiesto al sindaco di essere adesso conseguenziale rispetto agli impegni, perché appunto le forze di polizia particolare in quel caso, la questura è pronta a formare appunto il personale impegnato nel controllo di vicinato, e anche perché la conformazione è un po' analoga, cioè il centro ma soprattutto tante contrade dove appunto c'è una maggiore potenziale esposizione alle condizioni di rischio. Credo che queste siano diciamo le domande che sono state poste, mi sembra di aver più o meno risposto, poi insomma se mi è sfuggito qualche cosa sono sempre ovviamente a disposizione di questa città, del sindaco e dell'intera comunità. Allora io ringrazio nuovamente. Ah, prego, prego. Buongiorno innanzitutto, io sono vittima di un furto subito a casa. Come qualcun altro qui presente. Ci tenevo a dire, scusate l'emozione, perché la prima cosa che viene fatta è non solo il danno materiale a casa, ma viene proprio rubata la tranquillità personale. Ci tenevo a dire e a ringraziare soprattutto i carabinieri di Lavorino e di Lago Negro, perché ad ogni nostra chiamata loro veramente sono stati impeccabili, però mi rendo conto che ce la fanno sotto gli occhi, nel senso loro arrivano da noi nel raggio di 200-500 metri, c'è un altro caso, quindi ecco, chiedo proprio questo, il rafforzamento di numeri di pattuglia e di carabinieri, perché veramente... Un'altra cosa, la nostra zona, e cito la nostra contrada Santa Maria, ci sono zone dove questi malviventi, permettetemi la parola, sono fuggiti in zone dove è completamente non illuminata una strada comunale, dove giustamente i carabinieri chiedono, avete un indizio, qualcosa? Oltre all'illuminazione personale di casa non riusciamo a vedere nulla, magari anche un piccolo indizio, una macchina, un colore,
non sono zone dove non è veramente illuminata questa, tante vie di fuga dove loro ne hanno approfittato e quindi sono scappate. Scusate l'emozione, ma è un tema che da ottobre andando avanti si è rafforzato. I casi sono stati sempre più frequenti, soprattutto in questa contrada, dove non si dorme più la notte. E dove non è tanto contrada, sì, siamo a un passo, c'è chi sta su strada, c'è chi magari si ha una viuzza, insomma, più lontano dalla strada principale. Per tra virgolette dormire più tranquilli o darci coraggio e supportarci, abbiamo creato un gruppo WhatsApp con 80 partecipanti e passa, dove gli uomini ogni tanto, i nostri compagni, mariti, cugini, zii, vicini, la sera danno anche una mano alle forze dell'ordine, fanno il giro per le strade per darci, farci coraggio e darci a vicenda, insomma, tra virgolette, la tranquillità che abbiamo completamente perso. A casa nostra non siamo veramente più i padroni. È una cosa che ci sta turbando tanto a livello, come si è già detto, psicologico. Non ci fa sicuramente vivere bene. Non ci sentiamo tranquilli. E spero che tutto ciò che è stato detto venga realizzato, ma non fra anni, ma in breve tempo. Perché veramente siamo arrivati a non vivere più. A non vivere più nelle nostre case. E non è una questione, insomma, da prendere sotto gamba. Da cittadina la prendo veramente non come un impegno, ma come una promessa. E mi auguro che veramente venga fatto qualcosa in breve tempo, solo questo. Non c'ho da aggiungere altro, va nella direzione delle cose che ci siamo detti. Adesso vorrà dire che si partirà avvantaggiati in quelle zone, in quelle contrade, in quei posti in cui già c'è una sorta, diciamo, di autogestione, che però ovviamente non va bene se è in forma autogestita. Adesso deve essere, diciamo, disciplinata e inserita appunto nel contesto di questo documento che pattizio oggi abbiamo sottoscritto. E poi ovviamente è chiaro, se viene evidenziato che ci sono zone più al buio, lei forse è intervenuta adesso in corso di incontro, abbiamo parlato dell'importanza di alcuni strumenti che vanno sicuramente appunto rafforzati, tra cui la pubblica illuminazione, il tema della videosorveglianza, scusatemi se insisto, perché sono tutti strumenti che servono appunto di non solo di effettivo intervento e deterrenza delle forze di polizia, ma servono e vengono a garantire proprio anche la tranquillità di chi vive in condizioni appunto di angoscia, perché ha subito una violazione nella propria intimità, come è appunto un punto. Un'altra cosa che voglio dire, insomma, non possiamo più immaginare che l'anno 2023 sia quello in cui, anche se ci piacerebbe, va bene, ma non può essere così, perché non era così la società di 20, 30, 40, 50 anni fa, in cui si poteva dormire con le chiavi nella toppa o con le finestre aperte, però non c'erano i social, per cui bisogna decidere se vogliamo i social, dobbiamo dormire oggi con le chiavi nella toppa, dobbiamo evitare di dire, come dire, io non lo faccio, quello è uno dei primi consigli, uno dei primi suggerimenti che vi daranno le forze di polizia, daranno i cordiali, di dire dove me ne vado, va bene, perché se vado in vacanza e poi prendo l'abitudine di il giorno stesso cominciare a mettere fotografie dove il prefetto Campanaro se va in vacanza, vuol dire che non conosce il mestiere suo, che è un perfetto idiota. E quindi tutte queste attenzioni ovviamente sono appunto quelle rispetto alle quali dobbiamo fare una crescita sul piano culturale, va bene? Per cui a me piacerebbe, sì, continuare, soprattutto magari d'estate, quando fa caldo, però qua caldi, queste per fortuna sono quelle zone
dormire con le finestre aperte, dormire con le porte spalancate, ma non siamo più negli anni in cui potevamo permetterci di farlo. E quindi anche su questo versante le forze di polizia, visto che appunto vedo un rapporto diretto e privilegiato, non è corretto che sia, con gli uomini delle forze di polizia sul posto, sicuramente la prima cosa che vi suggeriscono è appunto di tenere questi comportamenti, di non dimenticare, magari non costa nulla oggi veramente, nel senso proprio economicamente, mettersi un minimo di impianto di antifurto, va bene, di mantenerlo, perché a volte non viene mantenuto, e poi quello che si dice nel nostro privato vale anche nel pubblico. Ecco, per questo signor, le telecamere, quelle che ci stanno, anche quelle vanno mantenute, per cui se ce ne sono, come diceva qualcuno, di presenti, è chiaro, insomma, è importante che siano funzionate, altrimenti a questo punto è meglio rimuoverle e si fa un impianto ecco, se no. Posso aggiungere una cosa? Allora, io porto la testimonianza del mio comune adottivo, Praia Mare. Da meno di un mese è andata in vigore la videosorveglianza. Guarda, ti ho detto, scusami, sì, certo. Ti garantisco che la gente è più tranquilla. A parte che poi, secondo me, siano maturi i tempi anche per rivedere la legge sulla legittima difesa, Sua Eccellenza, io devo dire la verità. Però, per quello che è Praia Mare, perché giustamente ci sono stati episodi malavitosi in passato, la gente dorme più tranquilla. E devo dire che da pochissimi casi che ci sono stati prima magari nella vacanza di Natale, oggi non se ne sente più. È un deterrente. Quindi che ben venga. Giustamente ringrazio, mi associo alle forze dell'ordine, ai saluti, ai ringraziamenti alle forze dell'ordine, che fate dei lavori eccellenti, ma c'è, purtroppo siete pochi per quello che è. E quindi sta cosa, secondo me, dalla videosorveglianza, su questo bisogna battere. Poi giustamente che ben vengono i comitati, ci mancherebbe, ma debbono pure essere preparati. Non è semplice perché vedevo negli anni addietro la gente rischiava di farsi male, giustamente come all'epoca, io mi ricordo nel 2001 c'erano le ronde tra Praia e Torta, la gente rischiava veramente di farsi male, ma giustamente come dici tu, se siamo arrivati che non siamo più padroni a casa nostra, dall'alto va rivisto qualcosina e giustamente noi da quanto concerne le amministrazioni comunali e le forze dell'ordine e soprattutto la prefettura, si attivi così, anche perché giustamente come diceva lei, Sua Eccellenza, qua c'è, oggi abbiamo secondo me creato un embrione per questi comuni qua. Io per esempio porto la testimonianza dei miei genitori, si dice Santa Maria, i miei genitori stanno a Timbarossa, a 150 metri dalla frazione Miralto che è Castel Saraceno, ti garantisco che io da Praia, tu non dormi la notte, io ho 3 anni, perché uno è invalido mio padre, mia mamma, che vuole fare? Quindi, secondo me, videosorveglianza nel comune, ma anche nei punti magari degli snodi, anche perché poi questi signori già vedono con la videosorveglianza, si vede l'assicurazione della macchina, la revisione, vai a chiudere un circuito che porta alla legalità, perché l'Italia deve diventare un paese civile e un paese libero e soprattutto tranquillo. Grazie. Sì, mi aggancio un attimino al discorso social o quant'altro. C'è anche da dire che questi ladri hanno agito anche con persone in casa, cioè non si sono fatti il problema se erano in vacanza o a mangiare la pizza, perché a me la prima sera con il tentato furto io ero in casa con i miei 2 bambini minori e che poi me ne sono accorta per via del cane, ma io ero in casa, quindi ok, magari vanno più sicuri quando si sa che magari uno è andato in vacanza, è uscito a mangiare una pizza, hanno postato foto o quant'altro, ma in tante abitazioni si sono chiusi anche in camera da letto e hanno agito, hanno fatto quello che hanno voluto. Quindi voglio dire, purtroppo ci sono diverse situazioni dove veramente portano a star male. Bene, allora, noi ringraziamo ancora Sua Eccellenza il Prefetto, tutte le autorità qui convenute, per noi è stato un motivo di onore il fatto che sia stato convocato qui a Lauria il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica provinciale ed è stato soprattutto un'occasione importante per sciorinare e discutere con i consiglieri comunali, con i sindaci e con i cittadini queste tematiche. Sono emersi degli impegni. Questi impegni, quando riguarda questa amministrazione,
e il Consiglio Comunale da lì potranno portare avanti, signor Prefetto. Ciò che riguarda il protocollo di vicinato sarà portato avanti. Noi abbiamo con il comandante del Sud già, stiamo lavorando a un regolamento attuativo sulla scorta del vademecum allegato, ovviamente lo porteremo all'esame del Consiglio Comunale, sia coinvolto l'intero Consiglio Comunale, faremo le assemblee, raccoglieremo le disponibilità dei cittadini, valuteremo la onorabilità e l'affidabilità dei cittadini, ripeto, metteremo mano anche alle questioni che sono state dette compatibilmente con il bilancio, perché io credo che è giusto che ci sia una maggiore pubblica illuminazione. Vediamo dove riusciamo ad arrivare con le risorse comunale. Cosa sicuramente dobbiamo fare, dobbiamo individuare la priorità che qui viene segnalata, e così come è giusto portare avanti il discorso della videosorveglianza, vedremo l'esito della candidatura al Ministero, e se l'esito sarà favorevole, che Dio benedica il Ministero degli Interni, ma se non sarà favorevole dobbiamo trovare altre. Sì, verificare ugualmente, sono un po' così, ma soprattutto che si trovino altre risorse finanziarie, perché hanno ragione tutti coloro i quali hanno detto la videosorveglianza è fondamentale. Noi quelli che erano in disuso l'abbiamo riattivato, abbiamo già un po' di videocamere che funzionano, ma se va in porto questo progetto noi copriamo gran parte del territorio della Aurini. Quindi speriamo bene. Comunque, grazie soprattutto perché, come è stato ricordato da tutti i miei colleghi, è stato un segnale importante sul piano della vicinanza delle istituzioni ai cittadini e ai problemi dei cittadini. Sapere da parte dei cittadini che tutte le istituzioni, e credo sia un fatto storico, perché per la prima volta ci sia stato un comitato. Io credo, posso sbagliare, sicuramente negli ultimi anni è un gesto che al di là degli effetti concreti che ci saranno è anche un segnale importante di fiducia alla nostra comunità. Grazie ancora e buona giornata a tutti.